primo ingresso è una sorpresa perché, come sapete, giovedì, ne abbiamo parlato domenica scorsa, è uscito il Pinocchio, capolavoro di Matteo Garrone con Roberto Benigni nei panni di Geppetto, e saluto e ringrazio ancora Roberto con tutto il cuore. E questa sera, accompagnato dalla nostra Luciana Littizzetto, fa il suo ingresso Federico Jelapi, cioè Pinocchio. Buona Lucianina e Federico, ma quanto sei bravo! Grazie. Tu l'hai visto il film? Sì. Ti piace? È molto bello. È molto bello. Soprattutto Pinocchio, è molto bello. Sì, vabbè, sì. Sì. Senti, ma tu quanti anni hai adesso, Federico? 9. 9. E quando hai iniziato a fare il primo film? 4 anni. Avevi 4 anni? E cosa hai fatto? Tu a 4 anni non facevi niente. Oh, appunto, vabbè. Hai fatto il film di Zalone? Sì. Qual è la battuta? Da grande com'era? Voglio fare il posto fisso. Da grande voglio fare il posto fisso, la battuta. Poi hai fatto anche Don Matteo. Sì. Hai recitato con Don Matteo, con Nino Frassica? Sì. Sì, e com'è Nino? È molto bravo, è pure simpatico. Beh, incredibile, è pure simpatico. Cioè, tutte le... Guarda lì le foto con Nino, con Teresil. Vale. Senti un po', Garrone, com'è stato essere diretti da Matteo Garrone? Contando che è bravissimo come regista. Sì. È un regista italiano bravissimo. Bravissimo. Cioè, che certo. Io potrei dire che sia bravo pure... in tutto il mondo. Cioè, tu pensi che lui stia rivalutando il cinema italiano, no? Sì. Sì. Perché cioè, non sì. È stata dura per Matteo lavorare con te. E tu sei uno, insomma, uno tosto, eh. Vabbè, sì, di legno è un po'. È un po'. Senti, no, Matteo diceva che è troppo intelligente lui, troppo intelligente. Senti, ma sapete a differenza che, di lui che invece per diventare Pinocchio quante ore di trucco? 4 ore di trucco al giorno, 4 ore. Quindi ti svegliavi prestissimissimo? No. Cioè, a che ora andavi sul set? Verso le 10. Le 10? Più o meno. Ah, quindi facevate tardi. Sì. Adesso vogliamo chiedere l'orario del set. No, perché io quando facevo il grillo parlante mi svegliavo alle 4. Sì, ma era un altro film. Per truccarmi da grillo. Senti, tu parli molto bene l'inglese. Sì, mi sono doppiato in inglese da solo. Mi sono doppiato in inglese da solo sul film. Se lo sai. Scusalo. Grande. Ma non per vantarmi. No, non per vantarmi. No. Anche perché tu da grande, cioè l'anno prossimo vuoi andare a Hollywood a vivere, no? Sì, però non penso sia molto possibile perché... Sì. Ma no, ma rimane in Italia, i cervelli all'estero, le fughe dei cervelli non ci piacciono, sì, sì. Noi però, i cervelli li vogliamo qua. Però lui vuole fare film in America come DiCaprio, ha sì. detto, no? E viaggia. Vorrei incontrare DiCaprio, ma sto già sognando troppo in grande per incontrare DiCaprio. Che... Io sono già innamorata di lui. Senti, vediamo una scena di Pinocchio, sì. Vediamo la scena in cui sei con Geppetto al primo giorno di scuola. Ti sta accompagnando, te la ricordi? Sì. Non svegliamo come va a finire, ma vediamo questa prima scena. No. Annunciala tu. Allora stiamo. È il primo giorno di Pinocchio a scuola. Fantastico, vai. Sì. Maestro Ciliegia! Oh! Proprio voi cercavo, guardate! Questo è il pezzo di legno che mi avete regalato. Buongiorno. Bravo, Pinocchio. Ho fatto un capolavoro. Si chiama Pinocchio. E mio figliolo. Ciliegia. E mio figliolo. Ciliegia. Avete bevuto, eh? Vabbè. Arrivederci, Ciliegia. Dovete bere meno, eh? Andiamo, Pinocchio. Su, si va a scuola. Pinocchio, che c'è? Babbo, ma che c'è là? Come che c'è là? Quello è il teatro dei burattini, ci sono i tuoi fratelli.
burattini come te. Anzi, non come te, perché te sei più bello di tutti. Andiamo, dai. Ma che fanno? Ma fanno burattini, si divertono, fanno ridere la gente. Dai, ora andiamo a scuola. Prima studi e dopo forse ci andiamo. Su, andiamo a scuola. Ecco. Ciao, Pinocchio. Ciao, babbo. Devi essere il più bravo di tutti. Me lo prometti? Ciao. Bravissimo. Grazie. È un capolavoro. Bravo. Questa sera. Grazie. Andate a vedere Pinocchio, portateci i vostri bambini, andate tutta la famiglia a vederlo, è un film meraviglioso. Sì, perché tra l'altro, allora, sì, è un film che è per bambini, è per genitori, è per nonni, è per nonne, è per zii, è per zie, è per tutti. Bravo. Cognati? Cognati, cognate. Pure cognati e le cognate. E bisnonni. Bisnonni. Senti, ma Geppetto è il tuo personaggio preferito? Beh, sì, perché comunque io ci sono molto affezionato, ci siamo affezionati. Ah, cioè, sei diventato amico con Roberto Benigni? Sì, poi non so lui, però. No, anche lui. Secondo anche me lui. Anche lui, sai. Sì. Mi ha detto delle cose Speriamo. Molto belle su di te. Ma è vero che ti faceva sempre gli indovinelli? Sì, mi faceva gli indovinelli. Te ne ricordi uno da fare a lei? Allora, uno da fare a lei e... Facile, facile. È difficile. Per lei è uguale, qualunque cosa sia è uguale. Ma questo? Ma questa lenza qua? Allora... Ci pensiamo, poi vi rispondiamo a Capodanno, dopo l'anno nuovo. Un attimo, perché non me li ricordo. Allora, me lo mandi? Vabbè. Perché lui pure che me li rispiegava, non li capivo ancora. Ciao. Sei un genio. Ciao, buon Natale, bello. Grazie. Ti aiuto a scendere. Federico Iolapi, Pinocchio. Ciao, da quella parte. Ciao, buon Natale. Ciao.